La prima novità è lo sponsor tecnico che presento qui, è di Adora. Questa è la maglia della maratona e della mezza maratona. Saranno una maglia, la maglia degli uomini, con dietro un bellissimo stemma di Rana Alpe Adria che certifica la nostra collaborazione fra Trieste, Lubiana e Klagenfurt, anche attraverso le tre lingue: ciao, servus, srečno. Questa forse è la novità, o meglio una conferma con ulteriori aggiunte, che è quella di implementare quello che è l'unico circuito internazionale al mondo di grandi maratone in 200 km. Poi questa è la prima maglia, vi faccio vedere la seconda, che vale la pena, è quella della Bavisella Family. La Bavisella Family 10.000, quest'anno Bavisella Wind Family, una grande azienda della telefonia che crede in noi. Ebbene, vi ho fatto vedere due maglie, io non indosserò nessuna quel giorno perché sarò impegnato, ahimè, ad aspettare tutti voi al traguardo. Questa è la cosa importante: quando organizzi non riesci forse a godere di quello che è uno scenario unico, quello di Trieste, della sua strada costiera, ma anche quello che arriva da Gradisca, passando attraverso il ponte di Lisons e poi davanti al Sacrario di Re di Puglia. Sono immagini che rimangono indelebili nella mente di chi ha percorso sia la maratona che la mezza maratona, o la family con partenza da Miramare. Ecco perché ogni novità è quella di cercare di fare il miglior servizio possibile ai nostri clienti. Certamente avremo anche un'introduzione di un nuovo trofeo, il trofeo Faro della Vittoria, in occasione del 1° maggio, in collaborazione con la Marina Fari di Venezia, con la Sissa, per far scoprire anche la grande ricerca di Trieste, con il York Tag Badriaco, per certificare quello che è l'abbinamento, insomma, di Bavisella anche col mare, mare, corsa, territorio. Questo è un po' lo spirito che ci coinvolge, quello di fare squadra. Fare squadra è fondamentale per poter arrivare a un traguardo. Il traguardo è quello di portare Trieste a fare in modo che sia una delle prime 10 mete d'Europa per attrattività turistica. Io credo che non ci voglia molto, ma soprattutto ci vuole una cosa importante: cominciare a lavorare insieme. Una grande festa per lo sport, una grande opportunità per far conoscere Trieste in Italia, in Europa e nel mondo. È un momento di spirito e di atteggiamento positivo che va oltre la giornata della gara e che, diciamo così, ci aiuta a superare assieme i momenti difficili che stiamo vivendo. Il pettorale è già pronto, quindi ci sarà la family? Ci sarà la family camminando, più o meno, corricchiando e camminando. Eh sì, il secondo anno di matrimonio con la Bavisella è una convivenza di grandissima soddisfazione. Poi il fatto che quest'anno, nel 2014, la Bavisella muova il primo passo dalla sede di Trieste, di Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, non è solamente gratificante, ma da sportivo praticante devo dire che proprio mi emoziona. La scelta della comunicazione di Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia è molto chiara, le disponibilità che abbiamo per pubblicizzare il nostro marchio, per stare vicino ai clienti, sono indirizzate verso lo sport e la cultura. A Trieste ci vedranno impegnati su due grandissimi eventi: uno è senz'altro la Bavisella e subito dopo le tappe del Giro d'Italia in regione. Lei correrà quest'anno? Ma ci provo, ho dato tutto l'anno scorso, ho avuto delle visioni mistiche che non vorrei ripetere quest'anno, quindi cercherò di fare piano piano la family.